e meditare il testo biblico che ci è stato proposto, è necessario anzitutto richiamare il contesto da cui è stato tratto. Infatti l'autore della lettera agli Ebrei, dopo aver descritto il sacerdozio di Gesù Cristo, mostra a partire dal capitolo ottavo che il sacrificio di Cristo non è consistito in offerte di animali, ma in un'offerta personale. Gesù Cristo offre se stesso, inaugurando la nuova ed eterna alleanza. Su questa alleanza si concentra il brano che ci è stato proposto. Si tratta di una pericope particolare, perché contiene una lunga citazione di un passo veterotestamentario, l'oracolo di Geremia, che troviamo in Geremia al capitolo 31. Si tratta della più lunga citazione dell'Antico Testamento in un libro del Nuovo Testamento. Perciò queste parole conservano per l'autore della lettera agli Ebrei, ma anche per ogni cristiano, un'importanza fondamentale per comprendere il mistero della salvezza che si è realizzato in Gesù Cristo. È su queste parole, dunque, che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. Cosa annuncia il profeta Geremia? Il profeta annuncia che Dio stipulerà con il suo popolo un'alleanza nuova. Quando noi sentiamo parlare di qualcosa di nuovo, pensiamo a qualcosa di più recente. Così se diciamo che abbiamo comprato un telefono nuovo è perché quello vecchio risultava datato e lo abbiamo sostituito con quello nuovo. Ecco, non di questo si tratta quando l'autore della lettera agli Ebrei parla della nuova alleanza. Anche perché nel testo il termine kainos, nuovo, nell'utilizzo che se ne fa soprattutto nel Nuovo Testamento, non è semplicemente ciò che è più recente sotto l'aspetto temporale, ma è ciò che è nuovo sotto il profilo qualitativo. Perciò la nuova alleanza che qui viene prefigurata è da intendere nel senso di un'alleanza compiuta, definitiva, perfetta, capace di sigillare per sempre la comunione tra Dio e gli uomini. Lo dice lo stesso profeta, non è come l'alleanza che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto. In gioco allora c'è qualcosa di radicalmente nuovo. Quel che si preannuncia è una svolta sostanziale, una svolta che può essere operata solo da un intervento potente di Dio. Perché Dio promette un'alleanza nuova e definitiva? Dice il Signore per mezzo del profeta, perché essi, cioè gli israeliti, non sono rimasti fedeli alla mia alleanza. Chi è venuto meno non è Dio, che non è un uomo da potersi smentire, ma il popolo di Israele. Infatti non dobbiamo dimenticare che l'alleanza ha la caratteristica di essere bilaterale, avviene sempre fra due partner e richiede la fedeltà di entrambi su quanto è stato convenuto. Il popolo di Israele aveva sottoscritto questo patto al tempo dell'Esodo. La scrittura narra che di fronte a Mosè, che aveva scritto le parole del Signore e le aveva annunciate pubblicamente, il popolo rispose: quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo, lo eseguiremo. E questa alleanza tra Dio e il popolo, ricorderete, viene poi sigillata con l'aspersione del sangue. Mosè asperge il popolo dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di queste parole. A noi questa pratica
di sigillare un patto con il sangue suscita un po' di avversione. Per noi aspergere col sangue è un gesto cruento, ma al tempo era usuale e aveva soprattutto un significato simbolico. Il sangue era considerato la sede della vita, che appartiene esclusivamente a Dio. Perciò sigillare una promessa di fedeltà con il sangue significava affermare che Dio e il suo popolo vivono come dello stesso sangue, perché quel patto è un'unione vitale tra Dio e il suo popolo. E c'è un luogo del Nuovo Testamento in cui troviamo un riferimento sia al sangue che alla nuova alleanza preannunciata da Geremia. È l'episodio dell'ultima cena. Infatti, secondo la tradizione di Luca e di Paolo, in quell'ultima sera Gesù prese il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Ecco, con queste parole che evocano la nuova alleanza preannunciata dal profeta, Gesù ci svela il significato profondo di ciò che gli accadrà sul Calvario. Infatti, nell'ultima cena, Gesù anticipa la propria morte rendendola presente nel pane, che diventa corpo spezzato, e nel vino, che diventa sangue versato. E attraverso questi gesti e queste parole, Gesù manifesta la volontà di non sfuggire alla morte imminente che si profila lì a breve. Anzi, in piena libertà, Gesù si carica della croce, identificandosi con il nostro peccato. E proprio nel mistero pasquale, l'abisso del peccato e della morte, che rappresentano la separazione radicale da Dio, viene come colmato dall'amore che proviene dal Padre e che trasformerà un avvenimento tragico e scandaloso, come la morte in croce, in una sorgente perenne di vita. È nel dono totale di sé, nel sangue versato per noi, che Gesù sigilla la nuova ed eterna alleanza. Questa nuova alleanza, già prefigurata dai profeti, possiede almeno tre caratteristiche che la rendono unica e che ritroviamo nell'oracolo di Geremia che è stato proclamato. Il primo aspetto è che questa alleanza nuova è fondata sul perdono dei peccati. Io perdonerò le loro iniquità, dice il Signore, e non mi ricorderò più dei loro peccati. Geremia non spiega come si realizzerà questo perdono. I cristiani, alla luce della loro fede nel crocifisso risorto, riconoscono nel dono del Figlio sulla croce, di cui dicevamo, il perdono radicale di Dio. L'autore della lettera agli Ebrei lo afferma esplicitamente in un passo successivo a quello che abbiamo letto, quando afferma che una volta sola, nella pienezza dei tempi, Cristo è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Il sacrificio di Cristo sulla croce ha dunque un valore redentivo, attraverso la manifestazione di una bontà illimitata. Dio, come afferma Paolo, ci ha riconciliati con sé mediante Cristo. Una seconda caratteristica di questa nuova alleanza è il fatto di essere interiore. Infatti Dio, per bocca del profeta Geremia, promette di porre le sue leggi nella mente, di imprimere nei cuori degli uomini. E qui notiamo la differenza con l'alleanza del Sinai. Là il Signore aveva scritto le leggi sulle tavole di pietra, perché si trattava di leggi esterne da osservare. La nuova alleanza che Gesù sigilla è
qualitativamente diversa, perché la legge è scritta nel cuore. Scrivere la legge nel cuore è plasmare a fondo il cuore dell'uomo, perché l'uomo possa assumere lo stile, la mentalità di Dio stesso. Significa sanare il cuore dell'uomo, perché l'uomo possa liberamente compiere la volontà di Dio, mosso unicamente dall'amore per Lui. Questa promessa si è compiuta grazie al dono escatologico dello Spirito Santo. Infatti, per mezzo dello Spirito, l'amore di Dio viene riversato nei nostri cuori e il Padre e il Figlio prendono dimora in noi. È in questo modo che veniamo introdotti nella comunione con Dio. Perciò l'effusione dello Spirito compendia la realtà della nuova alleanza. Infine, la nuova alleanza è universale. Infatti Dio, per bocca del profeta Geremia, afferma: tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Qui si anticipa una condizione fondamentale che è inaugurata con la nuova alleanza. Anche i più piccoli si trovano sullo stesso piano dei sapienti, a tal punto che non serve che qualcun altro li istruisca il proprio fratello. Come mai? Forse nell'ordine della nuova alleanza l'insegnamento o l'istruzione in materia religiosa vengono svalutati? Evidentemente no. Gesù non disprezza l'insegnamento, anzi, il risorto invierà i discepoli, dirà loro di andare, di fare discepoli tutti i popoli, insegnando loro a osservare ciò che lui ha comandato. Perciò insegnare agli ignoranti resta un'opera di misericordia spirituale che dobbiamo compiere come cristiani. Come allora intendere la promessa di Dio secondo la quale tutti lo conosceranno? È bene ricordare che il verbo conoscere nella scrittura non ha un significato primariamente intellettuale. Piuttosto nella Bibbia il conoscere evoca una relazione tra chi conosce e ciò che è conosciuto. Perciò in riferimento a Dio, conoscere significa entrare in una relazione profonda e personale con Lui. Ebbene, in Gesù Cristo la solidarietà di Dio ha raggiunto l'umanità in modo così radicale che ogni uomo ha la possibilità di entrare in una relazione personale con il Signore. Questo accesso profondo al mistero di Dio non è un privilegio di pochi, non è il monopolio di un gruppo di eletti o di un gruppo di illuminati. Ciascuno di noi, a partire dal battesimo, è innestato nel Figlio, è consacrato dallo Spirito per vivere una comunione personale con il Padre. È nella comune dignità di battezzati che noi siamo tutti fratelli, ce lo ricorda Gesù. Uno solo è il Maestro, voi siete tutti fratelli. Perciò è a Gesù che tutti, dal più piccolo al più grande, è a Gesù che dobbiamo guardare per rimanere in questa nuova alleanza. Tutto quello che abbiamo fin qui meditato ci suggerisce questa sera due atteggiamenti. Il primo è lo stupore riconoscente. Lo stupore riconoscente per il grande dono dell'alleanza nuova che Dio ha sigillato per noi peccatori. Infatti si tratta di un'alleanza sublime, qualcosa di radicalmente nuovo, qualcosa che non verrà mai meno. Nessuno potrà mai inficiare la validità, l'efficacia di questa alleanza, perché consiste nella riconciliazione definitiva che Dio ha compiuto per mezzo del Figlio e attraverso il dono dello Spirito.
stupore riconoscente. E il secondo atteggiamento che mi pare ci venga suggerito e che dobbiamo coltivare è l'impegno a vivere in questa nuova alleanza. L'antica alleanza era fondata sulla legge, sull'osservanza scrupolosa dei precetti della legge. Tutto questo non è sbagliato. Paolo ci ricorda che Dio non ha revocato l'antica alleanza, perché i doni e le promesse di Dio sono irrevocabili. Gesù non è venuto ad abolire, ma a dare compimento, dice. Perciò per una religiosità compiuta, autenticamente cristiana, dobbiamo essere consapevoli che c'è qualcosa di migliore della semplice osservanza esteriore. C'è un'alleanza migliore fondata su migliori promesse, che, come abbiamo visto, poggia sull'amore irreversibile di Dio, rivelato a noi dal Figlio e riversato nel nostro cuore, grazie al dono dello Spirito. È in questa relazione personale con il Signore che dobbiamo rimanere scrupolosamente legati se la nostra spiritualità vuole essere all'altezza della nuova alleanza. L'Evangelista Giovanni usa una bellissima immagine per dire questo, quella della vite e dei tralci. Rimanete in me e io in voi. Chi rimane in me porta molto frutto. Ecco, a questo livello di profondità che ci deve condurre l'itinerario di conversione quaresimale che stiamo compiendo in questo tempo. Allora il Signore ci aiuti a rinunciare alla nostra superbia, alla nostra presunta autosufficienza, per accogliere con stupore riconoscente il suo amore salvifico che per mezzo di Gesù Cristo e nello Spirito Santo ci ha introdotti irreversibilmente in questa nuova ed eterna alleanza.